I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles per un nuovo video unboxing. Oggi sono qui con Hot Toys in scala 1 a 6 TV Masterpiece 080, ovvero Cad Bane nella sua Deluxe Edition con il piccolo droide Toto 360. Entrambi con le loro fattezze ritratte dalla serie TV di Star Wars The Book of Boba Fett. Vi ricordo che l'ho acquistata sul Colosso dei Nerd, con cui ho una promo attiva che potete trovare qui sotto in descrizione, quindi vi invito subito ad approfittarne ragazzi. E questa è una doll che promette veramente molto bene, perché è stata nella top 5, anzi al numero 1 di tantissimi youtuber, tantissimi recensori nel 2023. Finalmente ho l'occasione di poterla unboxare insieme a voi, quindi non perdiamo altro tempo ragazzi, andiamo a scoprirla insieme. Iniziamo come sempre dalla scatola, che si presenta nella forma più classica della linea di Star Wars per Hot Toys. Sfondo nero con queste due bande diagonali di un grigio più intenso che si prolungano lungo i lati della scatola, e la rappresentazione del nostro Cad Bane in una delle sue pose iconiche con Toto 360 a fargli sempre compagnia. Nella parte bassa una scatola molto lunga ragazzi, quindi non vedo l'ora di unboxarla perché sarà piena di roba. Logo di Star Wars e la classica striscia, se così vogliamo chiamarla, con un'altra rappresentazione di Cad Bane e una colorazione sul giallo arancione in cui possiamo intravedere quello che sembra essere Tatooine. Cad Bane TV Masterpiece 080 Deluxe Version in scala 1 a 6. Sui lati, come vi dicevo, quindi continua sia la striscia con Tatooine sia la banda grigio scura. Dall'altro lato invece abbiamo un'altra rappresentazione di ciò che andremo a vedere all'interno della scatola, Cad Bane e Toto 360. Nella parte invece posteriore, soliti avvertimenti, credits e quant'altro. Quindi ragazzi, andiamo ad aprirla con la solita delicatezza e troviamo la cover che Hot Toys mette in quasi tutte le sue uscite. Bellissima, anche qui una rappresentazione di Cad Bane, sempre intento nelle sue cacce, come abbiamo visto più volte sia in Clone Wars sia in Rebels, e in misura un po' minore ragazzi in questa versione di The Book of Boba Fett, ma comunque sempre un grande personaggio per quanto mi riguarda. Andiamo a togliere la cover per scoprire quindi ciò che riserva la scatola. Come possiamo vedere ci sono diversi accessori, abbiamo il nostro Cad Bane, Toto 360 con i suoi accessori della Deluxe, e possiamo vedere già altri due volti intercambiabili per Cad Bane. Non ci resta quindi ragazzi che togliere tutta questa roba dalla scatola ed esaminarla insieme. Ed ecco a voi tutti gli accessori di questa Deluxe. Non vedo l'ora di andare a esaminare Toto 360, che ho deciso di mettere tra gli accessori. Ma prima ragazzi, la nota dolente. Chi di voi conosce il canale e conosce me sa già di cosa sto parlando. Lei, la basetta, la maledetta basetta classica di Hot Toys. Motivo desertico, parlando ovviamente di Tatooine. Ruvido al tatto, con questa, diciamo, questo pattern di movimento delle dune desertiche e le solite impronte che devono mettere per forza, perché altrimenti su una base del genere così ondulata ovviamente la figure non starebbe mai in piedi, ma secondo me non starebbe in piedi nemmeno con queste impronte forzate, e ovviamente come al solito vanno a forzare la posa del nostro Cad Bane in una unica posizione, che a me sinceramente questa cosa di essere limitato non piace affatto. Comunque, classica basetta rettangolare, credits nella parte sottostante e
targhetta cromata con il logo di Star Wars e il nome del nostro Cad Bane. Null'altro da dire, accompagnata come al solito dallo stick per le pose e dal nostro supporto. Andiamo alle cose più interessanti, che sono questo fantastico effetto lanciafiamme, che secondo me è uno dei più belli che abbia visto, quantomeno da Hot Toys. Ne avevamo già visti altri per quanto riguarda magari i Mandaloriani, soprattutto in Boba Fett, in Bo-Katan, in Mando, eccetera, ma questo è davvero ben realizzato. Guardate la sfumatura come parte dall'azzurro bluastro al viola bianco argento fino al giallo, all'arancione, al rosso più intenso, fino al culmine della fiamma con l'arancione e qualche sfumatura di giallo. Davvero bellissimo, bello sia traslucido in alcuni punti, ma comunque bello corposo, bello compatto. Secondo me un effetto veramente bellissimo. Poi andiamo avanti con, vabbè, qui abbiamo l'antennina che va messa dietro il jetpack del nostro Cad Bane. Le pistole secondo me realizzate alla perfezione, i nostri revolver di Cad Bane iconici sono uguali, se non mi sbaglio, sì, c'è qualche segno diverso ovviamente per renderle leggermente diversi, però sono praticamente uguali, quindi ne esaminerò una sola. Il calcio con questo effetto legno, come vedete, lucido con qualche piccolo segno di usura, va a separare insomma le parti invece metalliche, anch'esse con una verniciatura a tratti un po' più scura per rendere il tutto molto più realistico, e lungo tutta la pistola invece segni appunto di metallo, un po' di grigio, qualche venatura di azzurro, insomma bellissima realizzazione secondo me. Da quello che posso sentire non si separa nessuna parte, quindi sono un unico pezzo, ma comunque anch'esse veramente bellissime. Per essere in plastica comunque devo dire anche abbastanza pesanti, quindi ben fatto Hot Toys per la realizzazione di questi revolver. Poi abbiamo quattro mani in dotazione al nostro Cad Bane, ovviamente oltre a quelle che sono sulla figure che vedremo più tardi, queste nella classica posa appunto nell'impugnatura dei revolver, che sono ben realizzate, ben dettagliati i guanti, la resa della pelle, guardate anche qui il contrasto, non so se riuscite a notare, ma questa parte qui, diciamo sul dorso della mano, ha quella sorta di pattern che si ritrova appunto nella pelle, vedete, in una sorta di puntinatura che invece non troviamo da quest'altra parte, quindi solita cura dei dettagli maniacale per Hot Toys, davvero ben fatto. Colore della pelle, classico di Cad Bane, azzurro che con qualche punta di bianco, davvero ottima realizzazione. Quest'altra mano ovviamente molto simile ma diversa, da notare questa cosa, con qualche effetto anche di rosso per quanto riguarda il guanto, che rende tutto molto più realistico. Poi abbiamo invece due pugni chiusi, classicissimi pugni chiusi. E poi passiamo alle cose un po' più interessanti, ovvero gli head sculpt, che in realtà non sono head sculpt, ma sono dei veri e propri visi che, come potete vedere, si attaccano sia con il magnete sia con questa sorta di peg che vanno inseriti, poi andremo a vedere bene come fare quando esamineremo Cad Bane. Ma secondo me qui rasentiamo la perfezione se non la raggiungiamo. Allora, da dove partire? Le espressioni sono quelle di Cad Bane. Per chi di voi conosce il personaggio, conosce soprattutto la versione live action di The Book of Boba Fett, sembra di averlo veramente in mano. Guardate la venatura sulla fronte, tutto quello che possiamo vedere in questi visi è perfetto. La verniciatura e la scultura anche dell'interno della bocca, dei denti, con qualche piccola pennellata di grigio per dare più il senso di realismo. I denti, anche la verniciatura è anche in parte perlata per risaltarli ancora di più, così come è lucida la verniciatura degli occhi, che fanno tanto alieno questi occhi e questo viso di Cad Bane.
Ci sono tantissime sfumature che spero rendano in camera anche per quanto riguarda la pelle. La resa della pelle, c'è qualche punta di bianco, un azzurro chiaro, un azzurro più scuro, delle tracce di viola. Davvero ragazzi, adesso capisco perché l'hanno definita in tantissimi la miglior figure del 2023, però è davvero sensazionale il lavoro che è stato fatto qui. Nulla da dire ragazzi. Poi passiamo a quelli che sono gli accessori della Deluxe, che però forse dirò una inesattezza, ma anche l'effetto lanciafiamme fa parte della Deluxe, ma è tutto ciò che riguarda Todo 360. Allora, qui intanto abbiamo questi due, diciamo, effetto jetpack, razzetti, che appartengono invece agli stivali di Cad Bane, possono essere applicati per pose particolarmente dinamiche o in volo. Anche qui la resa è spettacolare, con parti in metallo, metallo bronzato, anche leggermente usurato, e questa fiamma, l'effetto fiamma, che è sempre meravigliosa, con un blu azzurro mischiato al bianco e all'argento che va via via delineandosi verso la punta, verso punte di viola. Bellissimi. Poi invece abbiamo tutto ciò che riguarda gli accessori del nostro Todo 360, che adesso andiamo ad esaminare. Partiamo ovviamente dalla basetta, anche in questo caso, che è una basetta circolare, trasparente. Finalmente Hottoys ha capito che deve fare le cavolo di basette e i supporti trasparenti, lo fa per i piccoli droidi, non lo fa per le action figures, ma va bene. Abbiamo questa basetta che ovviamente ha il suo supporto, semplicissimo da montare, che tramite questa vite permette appunto il movimento, insomma, di questo braccio per posare il nostro Todo 360 come vogliamo. Todo 360, che adesso andiamo a esaminare ovviamente, dobbiamo praticamente infilargli lì dove non batte il sole questo peg per far sì che stia in piedi. Esaminata la basetta, quindi esaminiamo il nostro Todo, che secondo me è veramente particolare, è bellissimo. Ritratto alla perfezione, per quanto mi riguarda, almeno nella sua versione live action, con questa testa allungata, il logo nella parte posteriore, questa verniciatura che è veramente molto uniforme, sfumata in alcuni punti, con delle punte di bianco, dei segni di usura, anche qui, come sempre, sulla verniciatura nulla da dire, di questo grigio metallizzato che rende davvero l'idea che sia un piccolo pezzo di latta, ma davvero bellissimo. La forma della testa, come vi dicevo, allungata, il corpo è strano, come tutti sappiamo, per Todo 360 è sempre stato in questo modo, ma comunque ha il suo fascino e anche un carattere particolare che molti fan amano. Comunque i segni di usura e di metallo, diciamo, vengono riportati su tutto il corpo, gli occhietti sono anch'essi ben realizzati con una sorta di vernice che forse voi non vedete dalla camera ragazzi, ma è di una sorta di verde fosforescente tendente al giallo, anche qui una sfumatura bellissima secondo me. Poi, particolarità, è una dolla a tutti gli effetti ragazzi, guardate, può essere mossa con la testa che è articolata, possiamo muoverla come vogliamo. Per le braccia, oddio, non vorrei esporre troppo le articolazioni, non so se i gomiti sono piegabili, ma forse i gomiti no, ma comunque le braccine hanno il classico peg a sfera che permette di ruotarle, di girarle, di fare un po' quello che vogliamo. Stessa cosa per ovviamente le gambe. Poi tra gli accessori vengono fornite altre due gambette, come vedete qui con l'articolazione a sfera, che permettono poi, staccando i piedi, di unirli con appunto le gambe in dotazione per effettuare le pose, quelle in volo, e ad aiutare questo delle piccolissime fiamme appunto a mo' di jetpack che possono essere applicate, come vedete, sotto i piedi in questo modo qui. Quindi ragazzi, io sono veramente felice di questi accessori, di questo Todo 360 che secondo me vale la Deluxe, però ovviamente dovete essere affezionati al personaggio. Nulla da dire, a parte la solita cosa che sapete tutti, quindi mettiamo via gli accessori e passiamo a esaminare il pezzo forte, il nostro Cad Bane.
Finalmente il momento, ragazzi, di vedere Cad Bane. Wow, tutto in questa doll sembra essere perfetto. A partire dall'head sculpt fino alla fattezza dei materiali, le proporzioni. Tutto quanto sembra essere stato fatto davvero con la massima cura possibile. Però andiamo a vedere se è effettivamente così. Partiamo come sempre dall'head sculpt e da questo accessorio, il cappello, che come vedete può essere facilmente rimosso e reinserito nel nostro Cad Bane. Possiamo metterlo come più ci pare, basta farci un po' di gioco, insomma. Avrei gradito un po' più di effetto di usura, diciamo, un po' più di sabbia, visto il tema desertico di Tatooine. Avrei gradito, insomma, una maggiore cura da quel punto di vista. Però resta comunque un accessorio molto gradito e molto ben fatto. Preoccupante per quanto mi riguarda questa piccola striscia in pelle, che spero con il tempo non vada a staccarsi, quindi bisogna utilizzare la massima cura nel muoverlo, nel manovrarlo, però un bellissimo accessorio. Abbiamo già visto l'head sculpt, che come potete vedere io ho già cambiato, è possibile, vi ripeto, utilizzare un'altra faccia. Abbiamo qui questa e quest'altra, in una posa un po' più rilassata, diciamo, più normale. Semplicemente sfilandola con un magnete, poi andando a mettere quella che preferiamo. Operazione molto molto semplice. E anche qui, non sto a ripetervelo, ma massima cura sia nella verniciatura che nel ricreare le fattezze del live action di Cad Bane. Spettacolare. Anche la forma della testa, molto lineare, molto liscia, realizzata perfettamente con questa placca in metallo e un effetto puntinatura su quello che è il passamontagna, se così vogliamo chiamarlo, di Cad Bane. Qui i vari tubi che sono mobili, come potete vedere, ed il respiratore sulla schiena, che pensavo fosse attaccato, invece in realtà, ragazzi, con un po' più di pressione, come vedete, c'è uno scratch che è possibile staccare, ma non ne vedo l'utilità, però comunque esiste questa possibilità. Il colore anche qui molto ben realizzato, metallizzato, e ci viene data in dotazione la piccola antenna da poter mettere in questo foro, usando la massima attenzione, ragazzi, mi raccomando, se lo fate non spingete dalla parte più fina dell'antenna, ma magari da questa parte un po' più doppia, e va fatta una piccola pressione per poterla inserire. Molto fragile, quindi mi raccomando, ripeto, massima attenzione. Per quanto riguarda il resto del corpo, allora abbiamo questo cappotto che ovviamente è in tessuto, ne vediamo l'interno di quel classico materiale più liscio che troviamo anche all'interno dei normali cappotti, dei normali giubbotti. Molto ben realizzato, ma mi stupisce il fatto che non sia per niente Hot Toys. Ma perché mi cadi su queste piccolezze? Non c'è il fil di ferro, quindi non è per niente posabile, quindi salvo qualche piccola manovra, ad esempio, di fare qualcosa del genere, oppure andandola ad incastrare in qualche modo, tipo così, non possiamo dargli la forma che vogliamo. Il che è un punto a sfavore, però comunque le fattezze del cappotto, anche qui avrei gradito un po' più di effetti dati dalla sabbia, dal deserto, un po' più di sporco, insomma, perché questo sembra un cappotto appena uscito dal negozio praticamente, però tutto sommato perfetto. Ovviamente le tasche sono vere, ragazzi, quindi c'è la tasca vera e propria, quindi anche qui ottimo lavoro. Per quanto riguarda l'interno, la giacca, anche qui bellissime le cuciture che troviamo anche all'interno, anch'essa ovviamente in tessuto, con questo taschino che è ovviamente cucito, e queste piccole placche, anche se molto ben realizzate, molto piccole ma ricche di dettagli. Qui troviamo sulla vita, troviamo le fondine con questo cinturone
che questa dovrebbe essere plastica, ma molto ben verniciata, dà l'effetto appunto del metallo, della fibbia, così come queste due parti. Qui è tutto, ovviamente anche questa parte, questa sorta di bandoliera con i vari proiettili, è in pelle, ovviamente non pelle vera, però anch'essa molto ben realizzata. Così come le fondine, all'interno delle quali ovviamente è possibile inserire le pistole facendo massima attenzione, sembrano molto dure a dir la verità, quindi bisogna fare un po' di attenzione nell'inserire i revolver. Come potete vedere, adesso ne provo a mettere uno, poi bisognerà spingere ancora un po' di più per far sì che sia il mirino fuoriesca sia la punta della canna. Ora ragazzi, non lo faccio, almeno durante la registrazione del video. Comunque, molto ben fatte anche queste. Poi andiamo ad esaminare anche gli avambracci con i classici bracciali da mandaloriano, bellissimi questi dei per Cad Bane, con questo colore blu molto acceso e una serie di pulsanti vari. E queste sono le altre mani, quelle che non avevamo analizzato durante la sezione, nella sezione accessori, un po' più in posa quasi western, appunto intente a essere pronte ad estrarre il revolver dalla fondina. Molto belle anche queste. Scendiamo verso i pantaloni, che sono di un colore sempre sul marroncino, però molto più scuro rispetto al cappotto, come potete vedere, anch'essi in tessuto, anch'essi molto ben realizzati, fino ad arrivare agli stivali, dove troviamo la colorazione della pelle. Anche qui forse c'è un po' più di sporco, di segno di usura, con questa pelle un po' più chiara, con la varia puntinatura che va a far venire fuori l'effetto pelle appunto dello stivale, molto bella, con questa punta in metallo e le suole, come sempre, cura del dettaglio massima per le suole, viene riportata appunto tutta la suola dello stivale, davvero bellissima. Qui, sempre sulle caviglie, classica sempre bandoliera per i proiettili. Per la Deluxe Edition occorrerà togliere questi tre, qui non faccio forza ragazzi, ma come vedete è possibile rimuoverli facendo massima attenzione, per poter inserire quei pezzi che avevamo visto nella sezione accessori per il jetpack, per il volo, ok? Quindi ragazzi, io non ho nient'altro da dire, mi ha un po' sorpreso la faccenda del cappotto, che non sia regolabile, che non abbia il filo di ferro all'interno. Qui possiamo vedere comunque anche la cura nei pantaloni, anche per questa parte del cosciale che va a reggere la fondina, anche se in pelle, molto ben realizzata. E una cosa che anche mi sorprende è questa parte, che non so per quale motivo è scolpita in un unico pezzo e non hanno fatto il classico pezzo, insomma, in pelle che abbiamo visto in altre figure con l'anellino. Però è tutto un unico pezzo, insomma. Comunque ragazzi, sono piccolezze per una figure che nel complesso secondo me è davvero eccezionale. Adesso andiamo a vedere molto velocemente, che forse mi sono dilungato un pochino, andiamo a vedere l'articolazione. La testa è possibile ovviamente muovere lateralmente, in basso e verso l'alto, c'è una torsione anche del busto, anche in avanti e indietro. Per quanto riguarda le braccia, articolazione a farfalla, si possono muovere in alto, indietro e doppia articolazione anche per il gomito. Massima attenzione a questo tubo, ragazzi, che abbiamo visto anche nei mandaloriani vari. Stessa cosa ovviamente per il braccio destro. Per quanto riguarda l'articolazione delle gambe, possono andare indietro, in avanti, il ginocchio può essere piegato oltre i 90 gradi, quindi doppia articolazione al ginocchio, e possono essere anche allargate. Che dire ragazzi, per me uno spettacolo di doll, sono veramente contento di averla in collezione da affiancare al mio Boba Fett. Infatti adesso quello che andremo a fare è paragonarlo ad altre doll della collezione.
Ecco Cad Bane in compagnia di Todo 360 in questa fantastica vetrinetta a tema The Mandalorian, dove troviamo Bo-Katan, The Armorer, Mando, le due versioni di Boba Fett e Ahsoka Tano, sempre tratta da The Mandalorian, per non dimenticare ovviamente il piccolo Grogu. Ci sta veramente benissimo, è un po' più alto, anzi parecchio più alto rispetto agli altri, come è giusto che sia, ma davvero bello, bello, bello. E qui invece lo vediamo a confronto con i tre membri della Bad Batch finora nella mia collezione e il Capitano Rex. Anche qui all'altezza nessuno regge il confronto con Cad Bane, però anche in questa vetrinetta a tema, diciamo, Bad Batch e Clone Wars ci sta benissimo. Davvero un pezzo incredibile questo Cad Bane, sta bene con tutto. E per finire, ovviamente, non poteva mancare l'esposizione al fianco di Boba Fett, tratto ovviamente anche lui dalla serie The Book of Boba Fett. Per chi ancora non l'avesse vista, non voglio spoilerare nulla, ma entrambi protagonisti di una scena memorabile. Bellissimi, probabilmente questo sarà il suo posto nella mia collezione. Ed eccoci alle considerazioni finali su questa Deluxe Edition di Cad Bane di Hot Toys. Che dire ragazzi, vi dico subito il voto, mi tolgo subito il dente, per me è un 9,5. Non c'è niente da dire, la doll è spettacolare, curatissima nei dettagli, tre visi intercambiabili, infatti è anche complicato andare a scegliere la posa finale per questa figure perché sono tutte e tre bellissime, super dettagliate, davvero fedelissime al Cad Bane che abbiamo visto in The Book of Boba Fett e quindi è veramente complicato. Tutti gli accessori sono fantastici, a parte la vasetta che non regala appunto proprio per questo e per altre piccolezze come ad esempio il fil di ferro che doveva essere messo, doveva essere messo nel cappotto e tante altre piccole cosette come ad esempio i segni di usura, tutto ciò che ho detto in fase di recensione di unboxing, tutto questo purtroppo non fa arrivare questo Cad Bane al 10. Molti di voi magari non saranno nemmeno d'accordo con il 9,5, probabilmente qualcosa in meno. Questo ragazzi non ve lo so dire. Recuperate se non l'avete fatto The Book of Boba Fett, recuperate The Clone Wars, Rebels, The Bad Batch, tutte le serie in cui questo iconico personaggio è presente e vi accorgerete di quanto in realtà sia un personaggio fantastico e che sia stato rappresentato, secondo me, nel migliore dei modi da Hot Toys, che purtroppo certe volte, oddio, quasi sempre, ok, si impegna a non rendere davvero perfette le sue figure. Fa qualcosa fatta bene, ne lascia sempre due fatte male, ne fa tre fatte bene, ne lascia quattro fatte male. Invece quel pizzico di impegno in più per gli accessori, per tante altre piccole cose renderebbero le sue figure davvero, davvero perfette. Detto questo, ragazzi, vi ricordo come sempre che l'ho acquistato sul Colosso dei Nerd, qui sotto trovate il link. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto. Seguitemi sui social e come sempre ragazzi vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!